15 marzo 2010, un giorno particolare, almeno per oggi tutti i banchi delle scuole medie e superiori d'Abruzzo e non solo, resteranno desolatamente vuoti perché tutti i ragazzi sono qui ai piedi del Gran Sasso, al santuario di San Gabriele. Ci si può credere, non ci si può credere, ma a 100 giorni dall'esame è meglio non correre rischi. Perché siete venuti a San Gabriele questa mattina? Per festeggiare i 100 giorni agli esami e per avere una grazia da San Gabriele. Ma ce n'è bisogno tra 100 giorni? Sì, sì, abbastanza. Da che scuola venite? Scientifico Masci di Chieti. Qui a 100 giorni dall'esame per chiedere che cosa a San Gabriele? Vabbè, intanto che gli esami vadano bene, mi sembra il minimo. E poi magari di condurre altri 100 giorni, ma 100 elevato alla 100 giorni, così come questo, tutti insieme, una giornata felice, quindi insomma divertimento, dai. Liceo classico di Teramo. Perché qui a San Gabriele? Per i 100 giorni. Ce n'è bisogno? Beh, io direi di sì. È una tradizione nata quasi per caso, spontaneamente, perché i ragazzi ci hanno creduto circa 30 anni fa e si prosegue ancora oggi, naturalmente. Ma perché questa affezione da parte dei giovani delle scuole con San Gabriele? Il motivo principale è il fascino di San Gabriele. Giovane studente, anche lui è morto da studente, e allora un giovane che ha amato la vita, che ha amato il divertimento, però senza mai offendere il Signore. Quindi è un messaggio che i giovani capisci. Possiamo divertire, però ecco, possiamo avere un divertimento giusto, onesto, senza offendere il Signore. Ecco, ma tra 100 giorni San Gabriele li aiuterà? Beh, questo l'aiuto, diciamo, aiutati che Dio ti aiuti. Devono studiare, devono impegnarsi, però è sempre uno stimolo. Tanti ragazzi che ne hanno approfittato oggi per confessarsi e poi in maniera assolutamente composta in fila hanno preso la comunione, perché c'è una leggenda, sembra che quella comunione presa oggi a 100 giorni dell'esame qui al santuario di San Gabriele valga doppio e sia magari di buon auspicio per questo importante giorno dell'esame di maturità. Vabbè, anche noi ci siamo lasciati un po' trasportare dal clima festoso e goliardico della giornata, però ci sono stati dei momenti veri, intensi, come la distribuzione di un segnalibro con l'effigie di San Gabriele e la preghiera dello studente. E subito dopo la fine della messa, il momento più atteso, quello della benedizione delle penne. Mostra le penne. Aspetta, le penne! Le terrai per l'esame, sì? Anche per i compiti in classe prima. Torniamo, torniamo. Ormai si è creato questa tradizione, non è un movimento organizzato da noi questo, no. Mi ricordo i primi anni venivano alla spicciolata pian piano, poi si è diffuso. È una organizzazione anomala ma perfetta. Prima delle 9 non si vede nessuno, poi ecco, incominciano ad arrivare a valanghe da tutte le parti. Ragazzi, ragazze provenienti da tutto l'Abruzzo e si ingegnano per rendere indimenticabile una giornata assolutamente particolare, magari realizzando anche delle magliette molto originali. Liceo Saffo di Roseto. Con tutto il rispetto per Obama o per la filosofia alta, we can't. No, no, we can't, non li superiamo questi esami, senza San Gabriele naturalmente. Da che scuola venite? Dall'Istituto Azzoli di Atri. Allora, puntate al 100, vi va bene anche l'80? Ma speriamo nel 60. Da che scuola vieni? Liceo Scientifico Benedetto Rosetti. San Benedetto. Da San Benedetto, con i palloncini per scaramanzia? No, veramente me l'hanno regalati due ragazzi che sono passati di qua. E quindi anche l'occasione per fare conquiste oggi. Sì. Compleanno. Ah, c'è il compleanno. Auguri, a 100 giorni dall'esame. Che culo. 100 giorni dalla maturità.
e questo è un giorno importante in cui tanti ragazzi si incontrano preparando questo momento, questa giornata estremamente importante nella loro vita, nel loro futuro. Un momento che segnerà, e l'auspicio che è arrivato anche dall'altare, che questi ragazzi poi si ricordino in futuro di tornare ancora qui a San Gabriele per vivere magari queste grandi emozioni.